Era sempre alta, pure da piccola. Come ti chiami? Nello Nigro. Ilenia Frezza. Hai un nome d'arte? Certo, Hollywood 285. No. Perché hai scelto questo nome? Perché amo l'America e mi affascina Hollywood per il cinema. Il 285 è un segreto, quasi per tutti. Io non l'ho scelto perché in realtà, non so, mi piace il mio nome, quindi volevo mantenerlo. Quanti anni hai? 35. 24, quasi 25. Cosa volevi fare da piccolo? Probabilmente il motociclista. Non lo so, io cambiavo idea ogni 2 giorni, comunque la parrucchiera, la veterinaria, makeup artist. Cosa fai ora? Diciamo lo streamer. Anch'io la streamer. Lasagna o hamburger? Hamburger. Hamburger. Roma o Milano? Milano. Milano. Napoli o Roma? Napoli. Roma. Il tuo videogioco preferito? FIFA. Però smetti di copiarmi le risposte, scusa. Il tuo gioco da tavolo preferito? Monopoli. Ecco, Monopoli. Il tuo social preferito? Instagram. Anche il mio Instagram. Pad o mouse e tastiera? Oh, pad tutta la vita. Pad tutta la vita. La tua esperienza più bella da quando sei entrato in Exceed? L'ultimo Comic Con è stato veramente molto bello perché vedere quanta gente c'era lì per noi è stato emozionante. Sì, anche per me l'ultimo Comic Con. E anche perché era il mio primo evento dal vivo, quindi non mi aspettavo assolutamente tutto quel calore, tutte quelle persone, è stato molto molto emozionante. Se non facessi il tuo lavoro attuale, cosa faresti? Probabilmente il programmatore. Probabilmente qualcosa di inerente a quello che studio, quindi lavori con la legge, non so. Hai mai cittato? Cittato? No, no, ma perché no? Io da piccola su The Sims usavo cheat, però no, su FIFA anche perché non si può cheatare, quindi no. Qual è la tua caratteristica distintiva? Ma penso, non lo so, di avere una gran composure. Anch'io quando gioco a FIFA non mi arrabbio praticamente mai, quindi questo. Completa la frase, non sono mai stato? Derubato. Oddio, basta. Era sempre alta, pure da piccola. Davvero, da piccola era sempre la più alta. L'ultima cosa che fai prima di dormire? Guardo video sugli alieni. Imposto la sveglia e calcolo quante ore di sonno riesco a farmi. Descrivi la tua giornata ideale. Allora, alzarmi verso le 12, perché io odio la mattina, con calma pranzo. Il pomeriggio lo dedico a, non lo so, le mie passioni, esco, faccio cose. Poi starto la live alle 21.30, stacco la live verso le 6 e ricomincio. No, io invece mi sveglio presto, tipo verso le 7.30-8. E un po' di allenamento in palestra, poi una doccia, una passeggiata in centro, per negozi, un pranzo. Ritorno a casa, un po' di relax e poi attacco la live verso le 18, 19, faccio qualche ora di live, stacco, mi metto un po' su Discord con gli amici, oppure magari esco e vado a dormire. Cosa vuol dire favellare? Dipende dal contesto. Padellare. Favellare. Non lo so, onesto. Mai sentita prima questa parola. Non so. Cosa pensi di Ilenia? È una pistola puntata. Diciamo che è una persona molto particolare, l'ho capita. Ci ho messo un po' per capirla, però. Una volta che, insomma, sai com'è fatta, capisci che è una brava persona e niente.
la stimo, dai, sia come persona che come streamer, content creator, anche se a volte veramente è insopportabile. Cosa pensi di Nello? Penso che è una grande persona, io lo stimo anche tantissimo, anche io ci ho messo un po' per capirlo e penso tuttora faccio molta fatica. E il nostro rapporto ha degli alti e bassi, però c'è un buon feeling, andiamo molto d'accordo, ci supportiamo molto, quindi per me è una persona importante. Il tuo film preferito? 300. Scarface. Hai tatuaggi? No, però me ne farò uno presto, appunto di 300 sul braccio destro. Io qua la scritta Trasnow One, qua Anthologetic, il nome di mio fratello, un'ancora e una scritta qua e una farfallina qua. Che significato hanno? E vabbè, il nome di mio fratello, perché comunque è una persona importante, Trasnow One l'ho fatto dopo una grande delusione. Questa è una parola che secondo me mi rappresenta molto e l'ancora in realtà è un po' da completare, anche quella l'ho fatta in un periodo un po' complicato della mia vita. Qua tatuaggio dedicato, cioè mezzo dedicato al mio ex e la farfallina assolutamente nessun significato, mi piaceva, l'ho fatta, mi sentivo un po' ribelle, un po'. Un consiglio ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera? Ma sicuramente non scimmiottare altri, essere se stessi, perché credo sia la cosa più importante. Alla lunga ti ripaga essere te stesso. Scufa la gente quando si imitano gli altri, si vede che non sei te stesso, metti una maschera, quindi siate voi stessi e portate i vostri contenuti, poi come in tutte le cose, se sono rose, fioriranno. Anche secondo me essere se stessi e soprattutto essere molto costanti, cioè dedicarci veramente impegno, prenderlo seriamente e non perdere tempo a guardare quello che fanno gli altri, chi fa meglio, chi fa peggio, a perdere tempo a sparlare, concentrarsi solo sul tuo percorso e insomma non guardare altrove. Salute ai tuoi fans! Un saluto ai Big Boys! A presto! Ciao picciolini!